11 mesi per una colonoscopia, tempi d'attesa indegni di un paese civile. È questo aspetto della sanità campana che fa arrabbiare il governatore Vincenzo De Luca, fortemente impegnato in questa che lui ha definito una rivoluzione, un piano che però è anche contrastato, specie nelle zone interne della Campania, dove si temono tagli e accorpamenti di ospedali che rischiano di ridurre ulteriormente un servizio sanitario già in emergenza. Ma ora il governatore ha un chiodo fisso, tagliare i tempi delle liste d'attesa. Il suo deciso monito arriva da Salerno, dove all'ospedale Ruggi ha battezzato l'avvio del percorso Ictus. Voglio dirvi con molta franchezza che giro per gli ospedali, vedo che a volte ovviamente ci sono piccoli problemi non risolti. C'è nel reparto qualcosa che non va, c'è il piccolo lavoro di manutenzione. Manca a volte ancora il personale, sapete che veniamo da anni di calvario per quanto riguarda il personale, c'è ancora un livello molto alto di liste di attesa, io lo so che ci sono i piccoli problemi nei territori, ma adesso noi ci siamo dovuti concentrare sulle cose essenziali, perché la rete dell'infarto e la rete dell'ictus è quella che salva la vita ai pazienti. Poi da oggi in poi, appena partono le reti tempo dipendenti, cominceremo a lavorare anche sui piccoli problemi, sui dettagli. Io lo so che ci sono i piccoli problemi che vanno affrontati, che a volte danno la sensazione ai cittadini che le cose non cambiano, ma non è così. Noi davvero stiamo voltando pagina nella sanità. Chiedo solo un po' di pazienza, perché risanare i bilanci, approvare tutti i conti consuntivi, recuperare i soldi per rifare le strutture, noi non avevamo un euro, abbiamo recuperato in un anno e mezzo 1.300 milioni di euro per fare interventi sugli ospedali e sui reparti. Beh, è stato davvero un lavoro immane. Adesso un po' di pazienza, lavoreremo nei prossimi mesi per ridurre drasticamente le liste di attesa e per affrontare anche i piccoli problemi. Oltre all'abbattimento delle liste d'attesa, grande attenzione viene rivolta anche all'edilizia sanitaria e al reclutamento del personale, temi oggetto anche di un faccia a faccia con i sindacati. Ci sarebbe sul tavolo 1 miliardo di euro per le strutture di tutta la regione. Una parte è stata già destinata al nuovo ospedale di Salerno. Credo che siano partite le procedure per selezionare il gruppo di progettazione. Voglio chiarire anche qui, ho trovato qualcuno nei mesi scorsi che diceva sì, è una cosa importante, però lo vedremo fra 5 anni, 6 anni. Allora stiamo attenti, perché se non partiamo da oggi e stiamo fermi, se non troviamo oggi le risorse, 400 milioni di euro, fra 4 o 5 anni, noi avremo una sanità e una struttura ospedaliera penosa, cioè la più dequalificata della regione Campania. Quindi quando io dico abbiamo trovato 400 milioni per fare il nuovo ospedale Ruggi d'Aragon, sto dicendo una cosa storica per tutta la provincia di Salerno, perché se non partiamo oggi, fra qualche anno avremo un ospedale inadeguato dal punto di vista delle tecnologie, degli impianti, delle norme antisismiche, quindi dovremo semplicemente chiuderlo. Allora vorrei che facessimo tutti quanti uno sforzo di ragione, perché il lavoro che stiamo facendo è immane. Adesso, lo ripeto, ci siamo dovuti concentrare sulle cose di fondo, poi avremo tempo per intervenire anche sui piccoli dettagli. Ma la vera innovazione parte proprio dal Ruggi con il centro Stroke H24. Si tratta del percorso diagnostico terapeutico per i pazienti colpiti da ictus, che sarà attivo anche nelle ore notturne, finora coperto dal personale medico solo in reperibilità, e che accompagnerà i malati dalla chiamata al 118 fino alla riabilitazione. L'ictus, come è noto, è una patologia in cui la velocità dell'intervento di soccorso diventa fondamentale, come recita anche l'hashtag Fare Presto, lanciato dall'azienda ospedaliera universitaria. Era un passo decisivo per realizzare la rete dell'ictus. La rete dell'ictus significa questo: creare un'organizzazione che consenta di arrivare al Ruggi nell'arco di un'ora per fare un intervento che salva la vita a un paziente. L'ictus può essere determinato ovviamente da un vaso occluso, da un embolo, può avere fenomeni di emorragia. Si può intervenire in maniera positiva se si raggiunge l'hub, cioè il centro di cura,
che abbiamo al Ruggi nell'arco di un'ora. Quindi tutto il lavoro che stiamo facendo è per darci un'organizzazione che consenta a un paziente che ha un ictus, che ha primi sintomi, di arrivare in un'ora qui al Ruggi, perché in questo modo si salva la vita e salva la gran parte delle funzioni in relazione al danno cerebrale. È uno degli interventi importanti che stiamo organizzando per la sanità campana e salernitana. Ma ad attaccare De Luca stavolta ci ha pensato l'ex governatore Stefano Caldoro, che si è schierato al fianco del sindaco di Benevento Clemente Mastella nella battaglia in difesa degli ospedali sanniti. Il piano di De Luca sacrifica il Sannio per favorire Salerno, l'accusa lanciata dall'esponente di Forza Italia, che sulla sanità ha proposto il reddito di salute per le regioni meridionali utilizzando i fondi europei. Serve un aiuto, secondo Caldoro, per le fasce deboli che non riescono per motivi economici ad usufruire dei servizi sanitari. Un assegno tra 600 e 800 euro all'anno per un triennio a disposizione dei cittadini esenti da ticket o non esenti, ma con reddito basso. La copertura ammonta al massimo di 10 miliardi da recuperare con fondi europei per il Mezzogiorno. Una proposta, spiega Caldoro, applicabile con tre apposite delibere di CIPE, Conferenza Regioni e Commissione Europea, quindi senza una legge regionale o nazionale. Una strategia che consentirebbe di invertire il trend negativo delle aspettative di vita, in particolare per circa 5 milioni di persone che vivono in condizioni di disagio economico e sociale, inserendole in un percorso di cure e di prevenzione aggiuntive. Il problema nasce dal fatto che i nostri cittadini devono andarsi a curare fuori e anche i nostri medici devono andare fuori per fare i medici, quindi perché abbiamo 150 euro in meno su un cittadino di Napoli rispetto a un cittadino di Milano? Quindi tenete presente che c'è un problema di risorse, c'è un problema proprio di struttura sanitaria, di offerta sanitaria, quindi noi abbiamo fatto una cosa concreta, quindi al di là di tante parole, di reddito, di cittadinanza, di grandi temi dell'occupazione, però alla fine non c'è nulla di concreto, una cosa chiara e precisa. Ci sono i fondi europei, si possono dare ai cittadini per la loro cura, recuperiamo quei soldi che ci tolgono dal nord e quindi li diamo ai cittadini per potersi curare con un meccanismo molto semplice. Nel sistema pubblico così si finiscono le liste di attesa. Chi non se lo può permettere ha la possibilità di curarsi e si cura nella struttura pubblica oppure nel cosiddetto privato accreditato, quindi si cura bene e si cura rapidamente. Per fortuna non c'è bisogno di una legge, io vedo tante proposte, tante idee che vengono fatte, però poi non c'è una carta scritta. Noi qui abbiamo presentato a voi un percorso chiaro, realizzabile in tempi rapidi, perché non c'è bisogno di legge, c'è bisogno solo di atti deliberativi e di un accordo, chiaramente, della volontà del Sud di fare finalmente cose utili per i cittadini. E mi domando, ma che cosa è più importante della salute? Possiamo accettare che qui al Sud si muoia, ci sono aspettative di vita di 24 mesi in meno? Questo è quello che ha detto l'Istat, questo è quello di cui ci chiede l'Europa ragione. Perché questo avviene? Noi non possiamo fare in modo che questo succeda. Siamo cittadini tutti di serie A. La Costituzione dice che non ci deve essere differenza e quindi questa è una misura concreta per dare una risposta ai temi della salute e soprattutto della sanità nel nostro territorio. Senta, cosa ne pensa della proposta del governatore De Luca di assumere, insomma, questi 50.000 giovani, corsi di formazione? Assumerei 100.000, 200.000, 300.000, mi ricordo che si era partita a 200, ma mano a mano si è arrivata a 10.000. Tutto quello che serve per l'occupazione a noi va bene. Avremo voglia di leggere le carte, noi qui abbiamo, a differenza di tanti proclami, noi qui non vi abbiamo solo invitato per dire abbiamo una buona idea, vi abbiamo detto dove si trovano le risorse, come si struttura, come si fa, quali sono i tempi, quali sono le procedure. Voi avete avuto, voi giornalisti, la possibilità intanto di dialogare con noi, di farci le domande, che dico, c'è una cosa che pare che non va più di moda. Voi siete autorizzati a fare le domande, per fortuna ce le fate, noi siamo contenti di potervi rispondere, in più vi diamo anche le carte perché ve le diamo prima, così siete, ah, questa cosa qui non ci convince, le cose serie sono fatte così. Diffido, devo dire, quando si fanno proclami però poi non leggono, non ci sono carte, non ci sono proposte concrete, non ci sono le risorse. Su questo voglio dire, vogliamo vedere.